Eccomi qua, buongiorno, siamo al comune di Foggia dove c'è ressa per il rinnovo della tessera elettorale. Gli uffici sopra, secondo piano, come vedete, sono presi letteralmente d'assalto perché moltissima gente ha perso, non ha più la tessera elettorale oppure addirittura è scaduta e quindi c'è tantissima gente in fila, anche se ha tempo fino a questa sera per poter rinnovare la tessera elettorale. Vediamo anche di incrociare il segretario comunale Maurizio Codagno del comune di Foggia e il dirigente dell'ufficio elettorale. Segretario, spieghiamo alle persone che cosa sta accadendo, c'è anche il responsabile dell'ufficio elettorale. Sì, purtroppo abbiamo da tempo avvisato un po' tutti i cittadini che bisogna controllare il numero degli spazi a disposizione sulla propria tessera elettorale. E nonostante i nostri avvisi e anche diffusioni con manifesti, comunicati, stampa, purtroppo oggi abbiamo avuto un afflusso veramente notevolissimo, proprio perché si sta verificando quello che già da un anno sapevamo, e che appunto le tessere, gli spazi a disposizione venivano ad esaurimento. Adesso comunque abbiamo provveduto ad allestire nuove postazioni aggiuntive, per cui i tempi di attesa si sono ridotti notevolmente. Un ulteriore invito che possiamo fare è di venire già dalle prime ore, subito dopo pranzo, per evitare calca nelle ore più piene, diciamo intorno alle 19 alle 20. Quindi se noi siamo aperti H24 fino alle 23, e quindi se è possibile di fare uno sforzo, venire già dalle 15 alle 16 per evitare appunto file un po' impegnative, insomma. Per il resto la macchina sta funzionando bene, anche nell'organizzazione, sì, certo, così, certo. Giusto, quindi grandi problemi ai seggi non ci sono, eccetto qualche situazione riguardante persone che non hanno avuto l'aggiornamento della tessera con l'adesivo di aggiornamento appunto, e quindi sono costretti a venire qui per l'aggiornamento, però purtroppo sono situazioni normali e gli italiani di aggiornamento, la posta a volte non riesce a portarli perché cambia la destinazione della persona e quindi è difficile farla arrivare all'indirizzo esatto. Segretario, ricordiamo che in ogni caso c'è tempo fino a questa sera. Fino alle 23 si fa in tempo, perché in pochi minuti, 5 massimo 10 minuti, il duplicato viene rilasciato, non la tessera elettorale, per poter esercitare il voto verrà rilasciata a chiunque vorrà esercitare appunto il voto. Grazie, intanto facciamo vedere ancora qualche altra immagine per poi chiudere. Qui ci sono infatti altre postazioni che hanno distribuito lungo la fila appunto per poter sbrigare la richiesta che questa mattina insistentemente tantissimi cittadini foggiani fanno di nuovo di tessera elettorale, per aver esaurito lo spazio sulla testa dei bollini e delle postazioni. Ecco, questo è l'ufficio elettorale, in realtà ha preso l'assalto per poter rinnovare la tessera elettorale, anche se, come diceva, un afflusso notevole, ci ricorda ancora il segretario generale del comune di Foggia, il dottor Maurizio Codagno, ma era un afflusso in qualche modo preavvisato. Ecco, queste sono tutte postazioni che in qualche modo, sei postazioni che sono state distribuite lungo tutto il tragitto, il percorso per poter fare il rinnovo della tessera elettorale. Chiediamo scusa, facciamo un po' di spazio per poter comprendere. Anche Antonio Parente, stiamo in periscope, per cui stiamo praticamente in diretta trasmettendo questo notevole afflusso anche all'ufficio elettorale per poter rinnovare la tessera. Per il resto, Antonio Parente, vogliamo ricordare, responsabile del servizio informatico del comune di Foggia, a lui ne approfittiamo per chiedere se da quel punto di vista la macchina è pronta per poter partire, dare dati sulle affluenze, che sono la cosa più importante, perché sappiamo che non essendoci le amministrative al comune potrebbe esserci un forte calo, o no Parente? Dal punto di vista della macchina elettorale sta funzionando tutto bene. C'è un'affluenza superiore alle aspettative in merito alla richiesta di duplicati di tessere, deleghe o smarrimento. Stranamente, sorprendentemente, questa mattina c'è folla presso gli uffici. Noi ricordiamo che, almeno per le amministrative, voi siete stati inappuntabili, cioè nel senso che avete svolto un servizio
molto ma molto più efficace della prefettura, dando in tempo reale risultati, questo grazie alla ragnatela, oserei dire, che avete tessuto anche nelle varie sezioni con persone vostre dilette che vi facevano i rilievi. Sarà anche così questa volta? Sì, anche quest'anno i dati saranno contestualmente proiettati online sul nostro portale, in diretta, o meglio con un lieve ritardo per un motivo di priorità di comunicazione verso la prefettura, ma comunque saranno quasi simultanei sul nostro portale comune.foggia.it. Quindi www.comune.foggia.it. Qui le persone potranno collegarsi. C'è un'icona diretta elettorale e da lì, ripeto, l'andamento del servizio. Bene, buon lavoro anche ad Antonio Prente, che chiediamo di non scappare, perché ovviamente chiediamo delle altre cose. Vi facciamo vedere solo qualche altra immagine ancora dell'ufficio elettorale, che questa mattina registra un afflusso straordinario. Tra l'altro ci sono tantissime dipendenti che in qualche modo cercano di far fronte a questa emergenza, tra virgolette, che si è venuta a creare appunto per l'assenza di tessere elettorali, per un rinnovo di tessere elettorali che in maniera straordinaria i cittadini chiedono. Il segretario generale e l'ufficio elettorale ha dislocato lungo il percorso 6 postazioni di dove poter in qualche modo accedere, lasciare i dati, cercare di fare il rinnovo e quindi sveltire i tempi nel giro di una decina di minuti, 5-10 minuti per persona, insomma, però l'afflusso è notevole, non è stante tutto. Grazie per averci seguito, noi torneremo a collegarci ovviamente con voi per darvi altri aggiornamenti su queste elezioni regionali, che non solo le amministrative a Foggia, ma sono comunque molto sentite, tenendo conto che in corsa ci sono 152 candidati foggiani alle elezioni regionali. Thank you.